ma gli azzurri, minuto dopo minuto, guadagnano meno. Vedi la reazione dei miei compagni, una reazione che avevamo tutti questa rabbia negli occhi di voler comunque recuperare al più presto questo risultato. Al 18esimo anche i difensori dell'Italia affollano l'area francese. Parte il cross di Pirlo, stacca Materazzi ed è il gol di Marco Materazzi. Questo ragazzo riesce sempre a sorprenderci. Sì, si è riabilitato così, è andato il più in alto di tutti, è andato in cielo. Era una giustizia divina, perché io ho commesso anche diversi errori nella mia vita calcistica, li ho sempre pagati. Però vengo sempre additato come quello, è lui, è sempre lui. E forse in quello stacco, in quella elevazione, qualcosa mi ha portato a colpire la palla così in alto. Molto bello per come Marco esulta, perché ringrazia la mamma che non c'è più da tanto tempo. Molto bello, molto. Mi ha commosso. Sì, l'ho dedicata a mia madre. È la prima cosa che mi è venuta in mente, perché ho sentito in quel momento che qualcuno, come la partita precedente, mi avesse spinto. E così è stato, che non nego che credo anche a queste cose. Punto. Siamo di nuovo in corsa, ci andiamo a rigiocare, ce la rigiochiamo, siamo in parità. Francia 1, Italia 1. Tutto da rifare e ancora tanto da giocare. Dentro Gattuso, lo scambio con Totti, ancora Gattuso, in aria, è andato a terra Totti. Ma adesso è il passo italiano a dettare i ritmi della partita. Calcio d'angolo, stacca ancora Toni ed è traversa. Quanto soffrono i francesi. Avevamo fatto un bel primo tempo, avevamo colpito una traversa, avevamo avuto altre due o tre situazioni molto importanti, mentre invece loro avevano fatto poco e niente. Arriva Harry, col suo gioco va a superare Gattuso, punta l'area, punta Buffon, il tocco poi debole fortunatamente per noi, brivido, Totti di prima, dentro ancora Cannavaro, poi Camoranesi, la palla in gioco, grosso Pirlo. Nel secondo tempo i fuoriclasse Zidane e Harry prendono in mano le redini del gioco. Zidane, vecchio leone, eccolo lì. I francesi si spingono all'attacco, forti di una ritrovata sicurezza. Henry, che insiste nella sua azione, si trascina tutti, dentro! Gli azzurri sono più in affanno. Che cosa combina Harry? Gioca quasi da solo nel cuore della nostra area. Dal secondo tempo in poi loro, non so, trovarono risorse, trovarono energie che noi non pensavamo mai potessero avere ancora, ecco. Splendida questa palla, cerca il gioco a rima, c'è Cannavaro di fronte a lui. Molti di loro avevano già vinto un mondiale, avevano già vinto un europeo e per cui sapevano, avevano la tranquillità, se vogliamo, di chi aveva già conquistato un qualcosa di fantasticamente grande e fantasticamente importante. Va via velocissimo come una scheggia, Ribéry, in posizione centrale c'è Zidane, viene puntualmente servito, adesso lo prende in custodia Cannavaro, poi Malouda, ancora dentro, stiamo correndo seri pericoli. Mentre invece noi magari più passava il tempo e più avevi paura di non riuscire a conquistarlo, ecco. If you're looking for trouble, you
came to the right place. L'Italia attende l'estro di Totti, ma il colpo d'artista non arriva. Look right in my face. And talking back. Tutti sapevano che le condizioni di Francesco, che comunque non stava al 100%, che comunque aveva stretto i denti per esserci, per noi era un giocatore importante e sicuramente in quella partita lì stava soffrendo molto. Al 16esimo Lippi effettua una doppia sostituzione per dare maggiore protezione alla difesa. Fuori Perrotta e Totti, dentro Iaquinta e De Rossi. E allora io ho cercato di dare un po' di equilibrio aggiungendo un mediano, mettendo De Rossi accanto a Gattuso e spostando un po' più avanti Pirlo, mantenendo comunque la nostra pericolosità offensiva. Dopo le 4 giornate di squalifica, dopo le pesanti critiche che gli sono piovute addosso, Daniele De Rossi torna ad essere protagonista sul campo. Comincia a pensare un po' a tutto, oddio, entro, magari faccio danni, spero di no, speriamo che vada tutto bene. Passano solo pochi istanti e De Rossi è vicino a Toni, al limite dell'area avversaria. Parte grosso, c'è il colpo di testa di Toni! Luca, Toni! Italia in vantaggio, no, urlo che mi si è strozzato in gola, posizione irregolare. Come sanzionano, hanno dato un gol a Toni, probabilmente ha visto fuori gioco mio. Mi sa che c'era De Rossi di pochi centimetri che era davanti a me, quindi alzato, avevo fatto un bel gol di testa. Peccato. I minuti finali raccontano rapidi capovolgimenti di fronte, incapaci però di cambiare il risultato. Ci furono 7-8 recuperi tutti al limite dell'area, scontri con Ribéry, scontri con Malouda, con Henry, tutti quasi al limite dell'area, cercavano di avanzare, noi eravamo lì al limite che a dare battaglia. A 10 minuti dal termine, Cannavaro frana su Zidane. Il fuoriclasse francese è dolorante. Avete visto ancora Zidane a terra? La sua ultima partita potrebbe chiudersi per un colpo banale. Ma Zidane stringe i denti. Zizou, Zizou, gridano i sostenitori transalpini, qui un'ovazione al suo ritorno in campo. Francia 1, Italia 1. 90 minuti non sono bastati. La partita rispecchiava anche il risultato, insomma, la partita fatta, un pareggio giusto fino a quel momento e le squadre, insomma, due grandi squadre che si affrontavano anche con un pizzico di paura. Sfide torna dopo la pubblicità.